16 gennaio. Dio, dopo aver parlato, ha parlato a noi mediante il suo Figlio. Ebrei 1:1-2. Dio si rivolge a voi e a me. In questo modo, in cui si fanno udire tante voci discordanti e contraddittorie, anche Dio parla. Le sue parole le troviamo nella Bibbia. Essa è parola di Dio, dunque verità. L'uomo dunque non potrà mai arrivare a conoscere Dio mediante la propria intelligenza o capacità. È vero che la natura parla di un creatore potente e saggio, che la nostra coscienza ci fa comprendere la differenza fra il bene e il male, e quindi ci parla di un Dio santo. Ma per conoscere Dio quale Salvatore, per conoscere Dio che ama la sua creatura e vuole la sua felicità, occorre leggere la Bibbia e credere che essa non è una raccolta di precetti morali, né un manuale religioso, riservato alle persone istruite ad un clero. La Bibbia è la rivelazione dell'Iddio Salvatore che vuole redimere l'uomo peccatore. Se non hai mai letto la Bibbia, fallo con cuore aperto e col desiderio di conoscere l'amore di Dio per te. Scoprirai che Dio parla attraverso di essa e conoscerai il suo amore nella persona di Gesù Cristo.